Meno male, signora, meno male che questa sera c'è riuscita. Complimenti per le belle frasi che state facendo. Lei prepara il baccalà, signora? Sì. Pure come? Come? Mia figlia non lo piace. Ma però lo faccio lo stesso. E come lo prepara? Beh, io lo faccio con le patate, col sugo, lo faccio la marinara a bianco, con prezzemolo, aglio e patate pure bianco. Lo faccio al forno, lo preparo di tanti modi. Poi fritto è la morte del baccalà. Fritto, non ne parliamo, guarda, fritto è fantastico il baccalà con la pastella. Che buono. Noi hai visto, di settimana in settimana stiamo dando tantissimi suggerimenti, vero? Perché intanto ricordo che poi trovate anche i ricettari nei supermercati. No, apra. Bene. Oh, bravissima, brava cara, bravissima. Simona, ti volevo dire una cosa. Sì. Dopo della tua trasmissione iniziava MasterChef. Adesso da che palco non si vede più. Non ti so rispondere a questo, non so il perché. Non so. Guardi, non si vede nemmeno il pomeriggio alle 2. A Girifalco, io lo segnalo. A Girifalco, sì. Va bene, lo segnaliamo, va bene, la regia ti sta. La tua trasmissione si vede benissimo, guardi. Ogni tanto si oscura il quadro, però poi ritorna benissimo. Però non riesco a vedere più nella alle 2 pomeriggio e nella regia la mattina. E noi andiamo, lo stiamo dicendo alla nostra regia e speriamo prendano provvedimenti al più presto. Va bene Maria? Sì. Ciao, cara Maria, ciao. Allora, Simona. Sì, importante. Io vado un attimo. Sì, ragazze, ditemi cosa state per fare, perché allora, vado un attimo Sasha. Allora, nell'acqua del baccalà ho messo della scorza del limone e della menta e andremo a cucinare il baccalà sul vapore di quest'acqua. Ah, bene. Sasha Palermo. Gli atleti che smettono di fare agonismo, quindi che superano l'età dell'agonismo, in che modo si coinvolgono questi atleti? L'attività master per l'appunto parte dai 25 e non ha limiti di età, qualora vi fosse l'idoneità fisica certificata dai medici, quindi è un modo per mantenere comunque quella sensibilità alla gara che accomuna tutti gli atleti che l'hanno fatta in adolescenza. Ecco, perché in genere quando si gareggia si ha più stimolo, no? Diciamo che chi è abituato all'agonismo da piccolo poi cerca l'agonismo continuamente nella vita, quindi io invito tutti gli ex atleti di nuoto o comunque altre discipline ad affacciarsi a questa all'attività master che comunque è in grande crescita in Italia e comunque anche all'estero. E soprattutto, come diceva il dottor Bova, con i ritmi di vita di oggi, insomma, si tende a tralasciare quello che è un pochettino la nostra come possiamo dire? Salute fisica. Salute, no? E quindi ci lasciamo un pochettino andare. Quindi non soltanto con l'allenamento, ma anche con l'alimentazione. Quindi l'attività master ha un ruolo fondamentale nel far sì che la popolazione cresca bene. Comunque il fatto di fare attività fisica a livello agonistico obbliga l'atleta stesso a sottoporsi a dei controlli sistematici e quindi insomma penso sia lo Stato secondo me dovrebbe proporre un pochettino, dovrebbe promuovere un po' di più questa attività che permette alla popolazione di invecchiare meglio tra virgolette. E caro dottor Capilupi, se lo Stato dovrebbe promuovere un pochino di più questa attività master, che cosa dovrebbe fare per quanto riguarda la nutrizione? La nutrizione in questi casi è ancora più, deve essere più ristretta perché appunto l'età non permette di fare degli errori, anche perché c'è il discorso dell'equilibrio nutrizionale per questi atleti i quali hanno magari delle attività giornaliere molto stressanti, quindi a quello, ai radicali liberi che si formano quando uno è stressato, più quelli che si formano durante l'attività fisica, è chiaro che l'alimentazione in questi casi diventa essenziale. D'altra parte, ormai lo sappiamo, noi siamo diciamo, una squadra che ha il lusso di avere in sé tante figure professionali che lavorano tutti verso un unico obiettivo che è quello di far stare bene un atleta. Quando sta bene, si allena bene, mangia bene, alla fine ha dei buoni risultati, soprattutto previene le malattie del benessere.
e in questa direzione lo sport diventa un veicolo sociale per la prevenzione di tante malattie, anche la promozione dell'educazione alimentare, che sicuramente è la base della prevenzione. E tra queste cose c'è anche, purtroppo dobbiamo annoverare, la nostra Calabria tra i primi ad avere l'obesità dei bambini, quindi, sì. E quindi anche il fatto che poi noi mangiamo poco pesce, anche se siamo una penisola, quindi benvengano. Poco pesce, ma perché? Veramente proprio c'è la cultura ormai delle merendine, dei cibi pronti, purtroppo. Perché evidentemente il pesce è difficile da preparare, deve essere pulito e poi è anche forte come odore, quindi certamente se non sono abituati da piccoli ragazzini a mangiare il pesce diventerà... Cosa che non è il nostro baccalà Don Giovanni. E intanto le nostre amiche cosa allora, stanno guarda, facendo? Simona, ho messo appunto il baccalà sulla nostra fonte di vapore. E lo aspettiamo che si cuocia e lo togliamo. Intanto Vanessa? Sto rosolando i carciofi. Sì? Con olio. E aglio intero, sale e pepe. Sì. E questi carciofi poi? Allora, questi carciofi li andremo ad adagiare sul cuscus che prepareremo. Sì, intanto passiamo anche una telefonata. Pronto? Pronto? Sì. Sì, buonasera bella Simona. Buonasera a lei, cara signora. Tanti saluti a Paola e Chiara. Buonasera signora. Mariella, sei tu Mariella? Mariella da? Ricordami il paese per favore. Belvedere. Da Belvedere, ciao Mariella, ciao. Come sta? Tutto bene con questo baccalà Don Giovanni, parlaci un po' tu del baccalà, va? Ho visto. Bene, tutto bene. Ce ne parli un po' tu. Mi è piaciuto quello con gli spinaci. Ah, in forza signora. Sì, proprio buonissimo. Va bene. Tu invece, Mariella, in genere come lo prepari? I miei lo vogliono fritto. Allora, signora, mi scusi. Allora, io ho scusa un attimo, Mariella, 100 grammi di cuscus e vado a mettere 100 ml di brodo vegetale caldo, la stessa parte del cuscus. Cara Mariella, io ti ho chiesto tu cosa ne pensi di parlarci un pochino tu di questo baccalà, di questo prodotto che fa parte della nostra tradizione calabrese, vero? Sì, sì. Allora, io vi saluto, faccio tanti auguri. Perfetto. Quindi così che andate benissimo. Va benissimo, noi proseguiremo senz'altro. Grazie cara Mariella, ciao. Ciao, arrivederci. Ciao. Allora, sgraniamo il couscous e mettiamo un filo d'olio. Pronto. Pronto, buonasera. E lo lasciamo gonfiare. Buonasera a lei. Guarda, sono la Crotone che parlo, sono la signora Vina. Volevo sapere, questo baccalà Don Giovanni, dove si trova? In tutti i supermercati e nelle pescherie, cara signora. Allora, guardi, volevo sapere, c'è una marca il Don Giovanni? Sì. Baccalà Don Giovanni, guardi, lo trova proprio così nelle pescherie e nelle vaschette, sì. Lo trova proprio in questo modo qua, con questo marchio. Va bene, mi fa piacere saperlo. Certo, va bene, grazie a lei, Chiarina. Allora, grazie. Lo lasciamo riposare, intanto da come vediamo il couscous ha aspirato tutta l'acqua e andrà a gonfiarsi, poi andremo a sgranarlo e il couscous è pronto. Niente di difficile, pronto? Ciao Simona! Ciao! Sono Mary! Mary, tu? Maria Teresa! Sì. La compagna delle nostre amiche, prego! Sì! Che fanno? Che fanno? Sono qui in questa serata un po' influenzate, poverine, ma cercherò di andare avanti. Fatto scuola, Vanessa ha portato l'influenza della Polonia. Brava, non potevi rimanere lì in Polonia per qualche mese? Ma io ci rimarrei volentieri. Ah, bene, brava, ecco, si scoprono gli altarini, Mary. Mary, le tue compagne stanno dimostrando che è facilissimo preparare il prodotto, il baccalà, un alimento veramente molto facile da preparare anche per i ragazzi giovani, vero? Sì. Mary? Sì. Non ti sentivo più, scusami.
Anche a me piace il baccalà.